Dottor Pirovano, innovare, l'innovazione tecnologica sono un po' come l'esportazione, sono delle parole d'ordine per uscire dalla crisi. L'Italia ha le carte in regola per fare, oltre che per parlare, di innovazione tecnologica? Sì, l'Italia ha le carte in regola. La prova è che in questo momento in cui la crisi ci sta avvolgendo tutti, ci sono tante fasce di imprenditori, di singoli professionisti, di singoli, direi, commercianti che dell'innovazione fanno, direi, motivo di riscossa e di rilancio della loro attività. Quindi non si lasciano attrarre dalla negatività di cui siamo avvolti, ma, ne approfittano per rinnovare tutto quanto hanno sempre fatto, quindi innovare sui prodotti, sulla produzione, sull'attività commerciale, così. Questo li consente a loro di primeggiare, di riuscire non solamente in Italia, ma anche a livello mondiale. Abbiamo tante eccellenze. Quindi dire che la crisi, direi, ci blocca tutti è una falsità. L'innovazione, grazie anche a questo momento di riflessione, ci consente invece di guardare ben oltre e di rilanciare tutta la nostra attività, anche tutto ciò e l'orgoglio che facciamo come italiani. Veniamo al settore bancario e finanziario in generale. Qual è l'attenzione che in questo periodo il settore bancario e finanziario stanno riservando al tema della innovazione tecnologica e della stessa agenda digitale? Beh, le banche stanno, direi, riflettendo molto sull'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica ha, direi, ha messo in discussione il modello distributivo e il modello produttivo di tutte le banche. Per cui le banche sono molto concentrate a capire questo fenomeno per trarre le migliori, direi, conclusioni, che porterà, direi, ad offrire al cliente prodotti sempre meno costosi e a offrire un servizio sempre molto più attento, puntuale e quant'altro. Oggi, direi, tutte le banche offrono la possibilità di accedere alla banca via internet o tramite il mobile. Ormai quasi l'80% della clientela ne usufruisce. Quindi le banche, direi, sono l'incubatore ideale perché hanno anche educato tutte le famiglie italiane a, direi, occuparsi della cosa che loro più interessa, il denaro, i risparmi, attraverso il canale internet. E questo è un grande merito delle banche. Quali sono le frontiere dell'innovazione tecnologica per le banche e per il settore finanziario in generale? Le nuove frontiere sono essenzialmente due in particolare, cui le banche stanno lavorando oggi. La prima riguarda i nuovi mezzi di pagamento. Le banche hanno avuto da secoli il monopolio. Oggi questo settore è occupato gradualmente, ma con sempre maggiore incisività, da nuovi attori: la grande distribuzione, gli information providers, le compagnie telecom. Bene, le banche assieme a loro stanno sperimentando nuovi sistemi di pagamento, molto più facili, quelli, direi, che hanno delle sigle più strane, però sono due, quelli di poter pagare appoggiando il telefonino rispetto a un POS virtuale, piuttosto che di quelle che utilizzano il cosiddetto borsellino elettronico. Non si sa quale tecnologia vince. Le banche però devono essere presenti. Presenti anche per poter offrire un servizio più comodo, più tranquillo al cliente e dare un contributo alla lotta del contante, perché questo andrà, direi, a drenare, direi, il contante che ci portiamo tutti in tasca, quindi daremo anche un contributo sociale da parte delle banche. Secondo punto fondamentale, qui le banche, è utilizzare la tecnologia per semplificare, razionalizzare i processi produttivi. Questo per agevolare chi? Agevolare gli stessi impiegati di banca che dovranno concentrarsi meno nell'attività, direi, burocratiche e amministrative e dedicare molto più tempo alla consulenza e a dare i migliori consigli ai clienti.